Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo un cestino di pan di Spagna al cacao con mousse alle fragole. Gli ingredienti che ci occorreranno e le dosi li troverete indicati sotto il video. Prepariamo il cartamodello per il cestino di pan di Spagna. Dobbiamo misurare la circonferenza della nostra tortiera e la sua altezza. Sulla carta forno ho disegnato due strisce di 7,5 cm di larghezza, che è l'altezza della tortiera, e di 38 cm di lunghezza ciascuna, che è la metà della circonferenza. Con un pezzettino di margarina mi aiuterò a fissare la carta forno sulla teglia. La carta forno la giro adesso a rovescio per evitare il contatto dell'impasto con la matita. E per la base della torta, il fondo della tortiera lo copro con della carta forno. Con una forbice tagliamo i fogli della gelatina in due. Versiamo sopra l'acqua fredda e la lasciamo in ammollo. Iniziamo a preparare il pan di Spagna. La farina e il cacao li setacciamo insieme. Amalgamiamo un po'. Prendiamo le uova a temperatura ambiente e dividiamo i torli dagli albumi. Negli albumi mettiamo un pizzico di sale. Con lo sbattitore cominciamo a montare gli albumi, prima a bassa velocità e dopo pian piano aumenteremo. Quando gli albumi sono gonfi e spumosi, cominciamo ad aggiungere un po' alla volta lo zucchero, in 2-3 prese. Aggiungo lo zucchero vanigliato. Aggiungo uno alla volta i tuorli agli albumi e li incorporo con lo sbattitore a velocità bassa. Aggiungo la farina e il cacao setacciati insieme all'impasto e li incorporo con la spatola, con movimenti delicati dal basso verso l'alto per non smontare l'impasto. Una parte dell'impasto lo metto nella sac à poche. Formiamo il bordo del nostro cestino. Completo il cartamodello con l'impasto in questo modo.
di acqua, do la forma finale ai nostri bastoncini. Cospargo un po' di zucchero a velo sui bastoncini. Lascio riposare per 10 minuti. Inforniamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 12-15 minuti. Il resto dell'impasto lo verso nella tortiera. Livelliamo bene con il dorso di un cucchiaio. Inforniamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri biscotti. Dai biscotti ancora caldi dobbiamo tirare via la carta forno. Li giriamo a rovescio. Biscotti ancora caldi li mettiamo nella tortiera, li schiacciamo un po' verso i bordi per dargli la forma giusta. Eliminiamo i pezzetti in più. Lasciamo raffreddare completamente. Questa è la nostra base della torta. La giriamo a rovescio, togliamo la carta. E la lasciamo raffreddare su una gratella. Le fragole lavate, asciugate e tagliate a pezzettini, le frantumo con il frullatore ad immersione. Passo il frullato da un colino a maglie fitte. Metto la purea di fragole sul fuoco a cucinare per un quarto d'ora. Quando comincia l'ebollizione, lasciamo bollire le fragole per un quarto d'ora, sempre mescolando. Dopo un quarto d'ora aggiungiamo lo zucchero. Portiamo di nuovo a ebollizione. Lasciamo bollire per 5 minuti. Il composto di fragole è pronto, lo trasferisco in una ciotola. La gelatina strizzata bene la aggiungo al composto. Bene e lasciamo da parte raffreddare. Cominciamo a assemblare la torta. Su un piatto da portata mettiamo la base della torta, prendiamo la bagna che abbiamo fatto di 60 ml di acqua e 30 g di zucchero, abbiamo fatto bollire per 2-3 minuti e poi abbiamo aggiunto 3 cucchiai di Grand Marnier. Mettiamo sopra la base della torta i bordini del cestino che abbiamo creato. Li fissiamo bene. Montiamo la panna fredda dal frigorifero a neve quasi ferma.
bandiamo col frullatore per 5 minuti la purea di fragole. Incorporiamo la purea di fragole alla panna montata. Mescoliamo con la spatola delicatamente dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Versiamo la nostra mousse nel cestino. Adesso mettiamo in frigorifero la torta per 4-5 ore. Dopo 5 ore togliamo il dolce dal frigorifero e togliamo il cerchio apribile. Decoriamo con delle fragole. Per completare il decoro mettiamo di sopra un po' di cioccolato grattugiato e una spolverata di zucchero a velo. E la nostra torta è pronta. Se vi è piaciuto il nostro video, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi i prossimi video. Ciao e alla prossima video ricetta!